5 curiosità sul Perugia Calcio. Numero 5, Ricardo Kakà. Il campione brasiliano poteva ritrovarsi a giocare con la maglia biancorossa. A rivelarlo è stato Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia. La squadra fu ad un passo dall'acquisto temporaneo in prestito dal Milan. Purtroppo però Kakà non poteva essere tesserato, perché non era italiano ed il posto da extra comunitario era già occupato da Gheddafi Junior. Numero 4. I record in Italia. Nella stagione 78-79 il Perugia ha conseguito il miglior piazzamento nella Serie A come secondo posto ed ha messo a segno uno storico record di imbattibilità, chiudendo il campionato di massima serie senza sconfitte nel girone unico. Numero 3. I record internazionali. È una delle 11 squadre italiane che ha conquistato almeno una delle competizioni confederali per club, riuscendo a vincere una Coppa Intertoto ed una Coppa d'Estate, progenitrice della Coppa Intertoto. Inoltre la squadra ha partecipato due volte alla Coppa UEFA. Numero 2. Il pallone d'oro. Ebbene sì, il Perugia ha avuto in squadra nella stagione 79-80 Paolo Rossi, grande campione italiano. Il Vicenza da poco retrocessa non poteva portarsi con sé un attaccante di questo calibro, così il Perugia, superando i grandi club come Juventus, Milan ed Inter, riuscì ad avere in prestito per una stagione Pablito, alla cifra record di 500 milioni. Numero 1. La vera data di nascita. Il Perugia è nato ufficialmente nel 1905, ma la data vera in realtà è il 1901. In quell'anno la società sportiva Braccio Forte Braccio praticava differenti discipline sportive, sotto la presidenza di Romeo Galenca Stuart. All'alba del XX secolo i tempi erano maturi affinché la Forte Braccio rivolgesse il suo sguardo pure al football, sport ancora relativamente nuovo nella penisola e che a Perugia stava raccogliendo sempre più consensi. È quindi il 1901 quando vede la luce quella che sembra essere stata la più antica associazione calcistica cittadina, anno in cui la società dedicò una propria sezione al gioco della palla al calcio.